Mi trovo a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, in occasione di una delle tante giornate organizzate in occasione del Natale al San Luca. Oggi, lunedì 23 dicembre, sono in visita qui presso il nosocomio Vallese l'Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Agropoli e l'Associazione Vallo Cuore. Noi organizziamo il fine sociale per alleviare le sofferenze di qualche bambino con dei piccoli pensieri per far sì che passino un Natale tranquilli. Benissimo, la vostra sede è ad Agropoli? Sì, sezione di Agropoli. Io sono il maresciallo Giuseppe Di Lucia, segretario della sezione di Agropoli. Quindi Babbo Natale? Babbo Natale per l'occasione. Okay. Poi abbiamo? Io sono l'alfiere della sezione. E partecipo sempre ad ogni manifestazione. Quando vedete quell'uomo sotto la bandiera, sono io. Poi? Io sono il maresciallo Giannella, vicepresidente della sezione, e partecipo a tutte le manifestazioni che sono per... Bene, in ultimo abbiamo? Locotenente Vincenzo Monzillo. Allora, noi oltre a visitare gli ammalati, facciamo anche un altro aiuto per le persone che hanno bisogno. La sezione si è preposta questa cosa insieme al presidente, che se qualcuno ha bisogno di noi per qualsiasi cosa, sempre in campo della salute, noi siamo a disposizione a potergli dare una mano. Tantissimi sinceri auguri da parte della sezione tutta e a tutte le persone che hanno bisogno, ma anche a chi non ne ha bisogno. Tantissimi sinceri auguri. Questa è un'associazione di volontariato, l'associazione Vallo Cuore, si trova sul territorio dal 2017 e appunto fa sensibilizzazione, cerca di promuovere i corsi di BLSD, che sono le manovre di salvavita per le persone che hanno bisogno, che vanno in arresto cardiaco. Benissimo, voi avete tenuto più di una dimostrazione qui nell'atrio del San Luca. Sì, assolutamente sì. Diciamo, grande partecipazione, la gente un po' incuriosita, che passa. Sì, è qualcosa di nuovo e molto interessante.